Si è tenuta stamattina la cerimonia per l'intitolazione a Maria Montessori, educatrice e pedagogista italiana, nota nel mondo per il metodo educativo che porta il suo nome, del plesso di scuola primaria e dell'infanzia di Via Scappi. La cerimonia si è tenuta alla presenza della dirigente scolastica Olimpia Tedeschi, del vice sindaco e titolare della delega alla pubblica istruzione Romina Stilo, del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Luisa Franzese, del dirigente dell'ufficio scolastico regionale Maria Di Nocera e del rettore della Basilica di Capodimonte Monsignor Nicola Longobardo. Una cerimonia all'insegna anche del divertimento. Presenti infatti molti genitori che hanno visto i loro figli esibirsi in balli, poesie e canzoni, tutti in onore di Maria Montessori. Questo plesso di scuola infanzia e primaria dell'IC Giacomo Leopardi da oggi sarà chiamato Maria Montessori. Abbiamo scelto questo nome perché è una grande figura della pedagogia italiana, probabilmente poco apprezzata e conosciuta per la grande testimonianza e la grande riflessione che ha consegnato alla scuola di sempre. Noi ci proponiamo di scoprire e di vivere nel quotidiano quello che è il principio fondamentale della pedagogia montessoriana: dal bambino si costruisce l'uomo, e quindi ci impegneremo sempre più con consapevolezza affinché si fondino in questi bambini quelli che sono le basi, i principi basilari per una crescita sana e per un cambiamento che nel tempo dovrà per forza esserci in questa società che molto spesso fa acqua da tanti lati. Ecco, lei diceva: i bambini di oggi sono gli uomini di domani, quelli che formeranno la classe dirigente, ma tocca a voi formarli e darle questi principi. Sicuramente la scuola non è da sola in questo compito, un ruolo fondamentale e insostituibile lo hanno le famiglie e anche le parrocchie, direi, nonostante oggi abbiano perduto un po' significato per la cultura materialista in cui viviamo. Ma se c'è questa sinergia tra famiglie, scuola e parrocchie, se c'è questa buona volontà di lavorare insieme, la semina darà i suoi frutti. Importantissima la collaborazione. Noi abbiamo delle famiglie molto partecipi e di questo io veramente sono grata all'utenza che ci segue con interesse e che collabora. È fondamentale seminare per la crescita globale della persona, quindi sia dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista etico, valoriale, comportamentale, formando quelle che sono oggi le cosiddette competenze di cittadinanza attiva, che sono fondamentali per una svolta sociale. Presenti un po' chi le ha dato una mano e che ha collaborato a questo nuovo progetto. Allora, il ringraziamento innanzitutto va a tutto il personale docente e agli ATA, ma poi in particolare alle autorità che si sono sentite vicine in questo momento. Grazie alla presenza oggi del dottor Minichini, vice dirigente del commissariato di polizia, con il suo collaboratore assistente Molinari, il maresciallo Ametrano che è stato nostro ospite anche ieri con il suo collaboratore, e le presidi che sono venuti ad onorarci con la loro presenza, la dottoressa abilitato e la dottoressa Di Matteo. Preside, il suo staff è molto ampio, ora passiamo ai genitori. Sì, passiamo a questa rappresentanza di genitori che collaborano veramente con passione perché il nostro comprensivo migliori. Vi presento il signor Adamo Cleto. Piacere di essere qui questa giornata, inaugurazione di un plesso molto importante per la nostra comunità. La dottoressa Salvini. La funzione educativa oggi della scuola è fondamentale, soprattutto visto i tempi e le prospettive future per i bambini, che devono essere tese sempre ad un lavoro globale di comunione tra scuola e famiglia. Io sono Ursula Saveriano e per me è un onore e un piacere partecipare al miglioramento di questa scuola. È stato incredibile l'intestazione a Maria Montessori, veramente una grandissima pedagogista, oltre che filosofo, che medico, quindi vuol dire che questa scuola ha una grande ambizione. Salve, buongiorno, Florinda Borrelli, rappresentante dei genitori in consiglio. Per me è un onore e un piacere partecipare a questi incontri e questi eventi che ci stringono ancora più vicino alla scuola come famiglia, e soprattutto ringraziare la preside che sta facendo tanto per questo istituto comprensivo, e non possiamo che dirle grazie e stargli ancora più vicino in questi momenti difficili della scuola moderna e della famiglia moderna. Grazie. Grazie a te.